ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i Lamingtons, dei dolcetti australiani che devono il loro nome a Lord Lamington e a Lady Lamington, due governatori australiani del Queensland che governarono circa nel XVIII secolo verso la fine. Andavano veramente matti di questi dolcetti, però non si sa chi li creò, si pensa al loro chef personale. A quel tempo però tantissimi piatti avevano il nome Lamington, per esempio c'era la Lamington Soup, che era una zuppa, la Lamington Cake e così via. Però questa ricetta rimase nel tempo proprio per la sua bontà. La ricetta apparve per la prima volta in un giornale del 1896 e da allora sono diventati veramente molto conosciuti. Ogni anno, il 21 luglio in Australia, si festeggia il National Lamington Day. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano due varianti dei Lamingtons. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 200 g di zucchero semolato, 200 g di farina 00, 5 uova a temperatura ambiente, 5 g di lievito per dolci, una bacca di vaniglia bourbon e 100 g di burro fuso a temperatura ambiente. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro le uova e lo zucchero. Poi le mescoliamo per bene finché le uova non si gonfieranno e otterremo un composto bello spumoso. Raggiunta questa bellissima consistenza, spegniamo le nostre fruste elettriche. Con delicatezza togliamo l'impasto in eccesso. Poi aggiungiamo la farina poco alla volta e continuiamo a mescolare aiutandoci con un cucchiaio, con movimenti lenti da sotto verso sopra. Poi aggiungiamo il lievito e continuiamo a mescolare. Dopo aver raggiunto il lievito, possiamo mettere anche il nostro burro, due cucchiai alla volta. Poi lo aggiungiamo al nostro composto mescolando con movimenti lenti da sotto verso sopra e continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Adesso possiamo aprire la nostra bacca di vaniglia bourbon e andare ad estrarre i suoi semi. Quando avremo i nostri semi, li andiamo ad aggiungere al composto delle uova e li mescoliamo con movimenti lenti da sotto verso sopra, in modo che si vadano a incorporare al nostro composto. Fatto ciò, prendiamo una teglia quadrata di 25 cm x 25 cm che abbiamo tappezzato con della carta da forno. Ci andiamo a trasferire sopra il nostro impasto aiutandoci con una palettina. Poi lo livelliamo per bene e lo lasciamo cuocere nel forno già caldo per 20-25 minuti. Mi raccomando, dobbiamo fare la prova a stecchino. Passati 22 minuti di cottura, lasciamo raffreddare il nostro impasto 5 minuti nella sua teglia, poi lo tiriamo via dalla teglia e lo lasciamo raffreddare completamente su una griglietta. Una volta freddo, tagliamo il nostro pan di spagna in modo da creare un quadrato perfetto con tutti i lati uguali. Abbiamo ottenuto un pan di spagna quadrato da 20 cm. Ora andiamo a creare dei quadrati tutti uguali da 5 cm x 5 cm. Poi per il ripieno ci servirà della marmellata di fragole. Per chi non avesse visto la nostra ricetta può guardare il link che apparirà ora in alto a destra. Poi per la salsa 220 g di zucchero a velo vanigliato, 150 ml di latte caldo, 50 g di burro fuso caldo e 55 g di cacao amaro. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci aggiungiamo il burro, il latte, fino all'ultima goccia, mescoliamo leggermente, poi andiamo ad aggiungere il cacao. Continuiamo a mescolare finché non otterremo un composto omogeneo. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e ora andiamo a vedere insieme come si prepara la prima versione. Quindi prendiamo un cubetto di pan di spagna,
lo andiamo a immergere nel cioccolato totalmente, da tutti e sei i lati. Poi lo sgoccioliamo un pochino in modo da eliminare il cioccolato in eccesso e lo andiamo a passare nel cocco. Gli facciamo qualche giro ben bene finché non diventerà completamente bianco. Adesso invece vediamo la seconda versione. Quindi prendiamo sempre il nostro cubotto di pan di Spagna, però questa volta lo dividiamo in due parti. Aggiungiamo la nostra marmellata di fragole, spalmiamo in tutti i lati in modo che sia bella uniforme, aiutandoci con un cucchiaino. Dopodiché andiamo a ricoprire con l'altro cubotto di pan di Spagna, lo schiacciamo leggermente in modo che aderisca. Poi lo andiamo a passare nella nostra salsa al cioccolato e come prima gli facciamo il giro su tutti i lati. Dopodiché lo sgoccioliamo e lo mettiamo nella ciotolina del cocco e come prima gli facciamo il giro su tutti i lati. Ed ecco qui come sono venuti i nostri Lamingtons. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri Lamingtons, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di Lamingtons! Ragazzi, veramente sono favolosi! La marmellata è stupenda! Fruttata, aromatizzata con della vaniglia bourbon, esattamente come il pan di Spagna, che le va a dare un gusto in più e un odore davvero pazzesco. Il pan di Spagna, ragazzi, è davvero morbido, leggero, si scioglie letteralmente in bocca e il cioccolato fondente va a completare il tutto. Inoltre il cocco aggiunge una nota croccante che va a completare tutto il nostro dolcetto. Insomma, ragazzi, sono meravigliosi, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.